Signore e signori, buonasera, benvenuti alla Casa Italiana Zerilli Marimò della New York University per la presentazione dell'ultimo libro di Chiara Marchelli, L'amore involontario. Chiara Marchelli è un professore nel nostro dipartimento di italiano, insegna lingua ma anche scrittura creativa e ultimamente, oltre alla sua attività di scrittrice ormai di diversi romanzi, raccolte di racconti, ha unito anche quella di insegnante di scrittura creativa a un pubblico più ampio di quello della New York University e l'estate scorsa è stata la protagonista di una serie di trasmissioni radiofoniche nelle quali bacchettava aspiranti scrittori con grande piglio e anche grande senso dell'umore, per cui questo le ha dato ulteriore popolarità anche al di là della sfera dei suoi lettori abituali. Abbiamo la fortuna di avere qua con noi a presentare il suo ultimo libro stasera Andrea Visconti, un giornalista da tanti anni qua a New York, scrive per Repubblica, L'Espresso e i giornali di quel gruppo e abbiamo appunto la fortuna di avere il dialogo tra due persone che sono non soltanto affermati professionisti nel loro campo ma anche amici nostri e a vicenda tra di loro. Per favore aiutatemi a dare il benvenuto a Chiara Marchelli e Andrea Visconti. Buonasera, io non conoscevo Chiara. Verso marzo ricevo una email da un agente letterario a Milano, un amico, che mi dice: spero di non infringere nessun codice di etiquette se ti presento, per quanto virtualmente, Chiara Marchelli, brava scrittrice valdostan newyorkese, di cui mi occupo come agente. Chiara, fra qualche settimana, uscirà con il suo terzo libro dopo un lungo silenzio. Si intitola L'amore involontario ed è uno splendido e sorprendente romanzo ambientato a New York, dove Chiara vive da tanti anni, non tanti come te. Per questo ho pensato di mettervi in contatto tra voi, ragazzi americani. Incuriosito da questa email, naturalmente, ho voluto subito chiamare Chiara, ci siamo conosciuti e immediatamente c'è stata una grande simpatia, credo, e si è messa a raccontarmi come è finita a New York, come ha incominciato a lavorare da qua. Non so se preferisci magari prima leggere dal tuo libro oppure magari iniziamo prima con qualche domanda tanto per presentarti. Arriviamo per gradi al libro magari. Una delle cose che mi ricordo, che abbiamo parlato, mi ha incuriosito subito, è che tu hai studiato lingue orientali. Non mi risulta che l'inglese che si parla a New York rientri nelle lingue orientali. Ma come ci sei finita a New York? Per curiosità. Perché l'ultimo anno di università avevo già studiato al Cairo, dove avevo vissuto 6 mesi e avevo trovato degli amici, avevo stabilito contatti. L'ultimo anno di università stavo preparando la tesi e ho ripreso il contatto con queste persone, ho trovato un lavoro al Cairo per andare a, insomma, a vivere là, per dare un seguito coerente al mio percorso di studi. Genua, ancora cercavo di dare coerenza alle cose. Alla fine però, dopo la laurea, non avevo soldi e ho lavorato in un albergo, per un bellissimo hotel in realtà, per un anno, per non arrivare là proprio senza denaro. E quell'anno ho conosciuto tantissimi americani, il 90% di questa clientela era americana e gran parte di queste persone erano newyorkesi. E a furia di accompagnarli in camera, a furia di scambiare le 4 chiacchiere che si scambiano sull'ascensore, ho cambiato idea
E invece di andare al Cairo ho chiesto a una di queste colleghe d'albergo se avessero degli amici a New York. Lei no, ma aveva un altro amico che conosceva qualcuno, per cui insomma abbiamo fatto una serie di telefonate e alla fine sono finita sul divano di questo giapponese che si chiama Toshi, il tuo vicino di casa tra l'altro, sta sull'Upper West. Così per provare, allora mi sono detta facciamo 6 mesi a New York, 6 mesi a Parigi e poi finalmente andrò al Cairo a dare un senso al mio percorso di studi, e devo ancora andare a Parigi in realtà, perché sono arrivata qui e mi sono innamorata della città, dal visto turistico sono poi passata a richiedere la carta verde perché già avevo pubblicato, perciò ho fatto domanda da me e mi sono fermata qua. E l'arabo. Infatti risparmi i suoi soldi, signora, che dissero una volta mia madre, un amico di famiglia, si applica perché non l'ho mai usato l'arabo. Tra l'altro, sbaglio oppure hai ottenuto la carta verde e la cittadinanza per merito del tuo lavoro di scrittrice? Sì, così è stato. Ho conosciuto una... Grazie, ma evidentemente non è così difficile perché... Allora, dovevo ancora uscire il primo romanzo, avevo già vinto dei concorsi letterari, avevo pubblicato dei racconti sparsi, alcuni di questi erano stati tradotti in due di questi, uno in inglese e in francese. E in realtà con la promessa della pubblicazione da parte del mio editore, primo editore che era Marsiglio, tutto questo ha fatto sì che fosse sufficiente per me per ottenere la carta verde. Ero anche giovane, quindi forse quello ha giocato un po' a mio favore, nel senso che avendo meno di 30 anni quella quantità di pubblicazioni è stata sufficiente. Quindi per arrivare per gradi poi a parlare di questo libro, magari vuoi raccontarci qualcosa del primo romanzo che hai scritto, poi i racconti. Sì, il primo romanzo, dunque, io ho iniziato a mandare le mie cose, i miei romanzi, che avevo 14 anni. Il primissimo a Feltrinelli, che sta in via Andegari numero 6 a Milano, me lo ricorderò sempre, non mi hanno mai risposto giustamente. E così ho fatto, dai 14 in avanti ho continuato a fare così. Ad un certo punto ho capito che non era un buon metodo, per cui a Venezia c'è la sede di Marsiglio, che è il mio primo editore. E un giorno ci andai con un racconto e incontrai la sua assistente, Tatiana Ceccon, tremenda, donna fantastica e tremenda, come piacciono a me le donne. E mi disse, Ciccia, con questo non vai da nessuna parte, o porti qualcosa di più sostanzioso, però poi evidentemente o l'ho fatto pena o l'ho fatto simpatia, per cui si prese questo racconto, lo portò a De Michelis, e mi disse non ti aspettare nulla perché è un racconto, non hai un agente, non hai nessuno, vieni qua, ti presenti in questo modo. Mi telefonò il giorno successivo dicendomi che De Michelis l'aveva apprezzato e mi chiese un romanzo e mi chiese se ce l'avevo. E io dissi naturalmente ce l'ho, non ce l'avevo assolutamente, saltai un'intera sessione di esami per scrivere una porcheria di proporzioni galattiche che portai però a De Michelis e lui rispose con una letterina di 2 righe dicendomi questa cosa è impubblicabile ma del talento c'è. Io mi aggrappai a questo del talento c'è e iniziai a produrre una serie di manoscritti che continuavo a portarli a cadenza semestrale, penso. Al che lui continuava naturalmente a dirmi che non erano validi e poi ad un certo punto, dopo qualche anno ormai che ci si conosceva e che lui conosceva me, mi disse, io portai il manoscritto di Angelicani, il primo romanzo, e mi disse ora ti fermi, se me ne porti uno nuovo smetto di leggerti, su questo lavori perché qui c'è qualcosa in più. Me lo fece riscrivere 4 volte, nel frattempo io ero partita per gli Stati Uniti e cambiai completamente metà del libro perché metà di quel romanzo è ambientato qui, come poi molte delle storie che ho scritto, per cui da quell'anno, ora non ricordo esattamente che anno fosse, però da quell'anno a quando poi ci fu una stesura simile poi all'ultima passarono 6 anni, altri 6 anni da quella stesura alla pubblicazione 3 o 4, quindi è stato
una, no, non sono uno di quegli scrittori istantanei che scrivono al primo libro, un Giordano che scrivono il buon libro al primo tentativo. Io l'ho pubblicato a 30, il primo l'ho mandato a 14, il primo l'ho scritto a 8, quindi insomma è stato un percorso piuttosto lungo, e quel libro mi ha costato 6-8 anni di lavoro sodo, tosto. Scrittrice italiana che scrive in italiano, pubblicata in Italia, però scegli di vivere a New York. Perché? In che modo ti aiuta la scrittura? Immagino ti aiuti la scrittura. Immagino aiuti la scrittura, non so rispondere esattamente. Aiuta la vita, aiuta a stare al mondo meglio di quanto potrei se non stessi qua. Credo di essere continuamente ispirata da questa città, come lo siamo tutti, perché io ho bisogno di vivere in una città come questa, perché è piena di gente come me, molti di voi sono come me, siamo un po' sradicati, un po' persone che forse nell'altrove trovano anche la dimensione che permette poi di andare a cercare in altri spazi l'identità, la radice, le origini. Credo di averlo sempre fatto, da che ero piccola e cercavo nelle storie che io scrivevo e che leggevo un territorio che fosse mio, che non si spostasse, che la mia famiglia si è trasferita un paio di volte e evidentemente io in questi traslochi ho un po' perso il senso di casa, per cui credo di essermi aggrappata all'inizio alla scrittura per questa ragione, e poi ho fatto di quella formula, di quell'andare un po' la cifra della mia crescita. Per cui laddove posso esplorare, laddove c'è spazio, ci sono cose nuove, persone con storie varie, vaste, in continuo cambiamento, dove il ritmo è serrato, io trovo uno spazio che è piccolo, che è stretto ed è caloroso, e lì scrivo, e lì trovo la memoria, la casa, l'identità. E questo non funziona in Italia, perché in Italia non sento nostalgia, e qui sì. E la nostalgia per me, come per moltissimi altri scrittori, ora mi vengono in mente solo scrittrici come la Ginsberg, per esempio, lei scrisse Le voci della sera che stava a Londra insieme al marito, e Calvino scrisse, mi sembra, la prefazione o una lettera, non ricordo, a quel libro, e le disse: tu non hai mai scritto una cosa così piemontese, ed è l'unico libro che lei non ha scritto in Italia. Penso che per me sicuramente sia un motore molto forte questo. Questo mi fa pensare a una sorta di collegamento con le nostre radici, il territorio dove cresciamo e poi cosa succede nella nostra vita. Tu sei cresciuta in Val d'Aosta. Sì. In che modo proprio la geografia del territorio pensi che possa averti segnato, definito? Mia madre si ricorda ancora che io la mattina mi svegliavo e dicevo: ma sta montagna non la potete spostare. Ti svegli, un'ansia ancora oggi, ti svegli, pum, sta monte, non si vede il sole in Valle d'Aosta. Cioè, è bella, per chi scia, a me neanche piace. Non si manda in Valle d'Aosta questo video. Regioni bellissime. No, è bello, poi ci ho finalmente fatto pace l'anno scorso, devo dire. Infatti ora ci vado a sciare, come devo dire, vado a fare le escursioni, va bene così? È bello raccogliere, non si può dire quello. La geografia lì, sono nata in Valle d'Aosta, quando avevo 4 anni ci siamo trasferiti ad Alba e poi quando ne avevo 8 siamo tornati in Valle d'Aosta. Il ritorno per me, che avevo iniziato a uscire dalla famiglia ed entrare nel mondo con la scuola, con gli amichetti, eravamo 30 bambini in cortile in Piemonte, quel ritorno lì per me, perché forse ero timida, forse anche un poco intelligente, non lo so, però insomma è stato molto forte, vorrei dire traumatizzante, ma insomma è stato un rientro difficile per me, per cui dalle pianure, dai 30 bambini del cortile, le risate, l'accento con le vocali larghe come parlano i piemontesi, allo spazio ristretto, soffocante, concentrato,
con le vocali strette, insomma, della Valle d'Aosta, per me è stata una sofferenza notevole, per cui credo che quello sia stato anche un po' il motore che mi ha fatto in modo che io mi rivolgessi poi a qualcos'altro, che cercassi un'altra voce, perché molto timida non avevo questa, e quindi ho cercato nelle storie e nella scrittura lo spazio che quella montagna lì non mi dava. A 18 anni me ne sono andata più lontano possibile a studiare, ho scelto prima l'università e poi la facoltà, forse anche per questo che alla fine con l'arabo non ho fatto nulla, e lingua orientale allora c'era soltanto a Venezia e a Napoli, insomma Venezia c'ero stata, a 9 anni mi dissi mi piacerebbe vivere qua, allora sono andata a studiare lì per quello, e lì ho ritrovato lo spazio, ho bisogno dello spazio. E ancora oggi la montagna non ci vado volentieri, ho fatto pace con la Valle d'Aosta, sono molto contenta di tornarci d'estate, ma un mese, poi mia madre è ancora lì che aspetta, ma non ho ancora capito che non in Valle d'Aosta perlomeno. Vorrei farti un'altra domanda, ma nello stesso tempo penso che possiamo veramente aprire il discorso anche a chiunque abbia delle domande. Cerchiamo di fare un dialogo più aperto, non soltanto volentieri. Noi. Tu hai fatto delle scelte molto interessanti per quello che riguarda dove vivere a New York. Hai menzionato l'Upper West Side, ma adesso sei molto lontana dall'Upper West Side. Sì, infatti pensavo oggi che dire adesso che sto a Bed-Stuy non fa neanche poi tutto questo effetto esotico. Lo faceva qualche anno fa, io in realtà non sto neanche a Bed-Stuy perché tecnicamente dove io abito si chiama Ocean Hill e nessuno qui ha sentito nominare Ocean Hill, e le persone del mio quartiere non lo vogliono chiamare così perché si confonde con Brownsville, che invece è una zona di Brooklyn che è ancora parecchio depressa. Dove io abito è tanto in là, è Brooklyn, ma non è la Brooklyn non è Williamsburg, non è per un quelli posto... di noi che non ci sono mai stati a Ocean Hill. Com'è? È verde. Non ci sono le montagne. Poi sembra di essere, cosa che ho detto alla mia famiglia, sembra di essere ad Abbazia di Masio. Abbazia di Masio è un paesino del Monferrato da quale provengono i miei nonni. Perché ad Abbazia di Masio, come in tutti i paesi, molti paesi italiani, e come a Bed-Stuy, Ocean Hill, si vive sui gradini, sugli stoops, si vive sulle sedie fuori dalla chiesa, fuori dai ristoranti, all'angolo di strada. Non so chi di voi ha visto Fa la cosa giusta di Spike Lee. Sì. Tolta la pizzeria che va a fuoco, più o meno tra Abbazia di Masio e Bed-Stuy, perché è girato a 2 isolati da casa mia, lo spirito è quello. Quindi le cose positive di quella zona è che ogni volta, per esempio, che io vado via per stare in Italia un po' l'estate e torno, sono tutti preoccupati. Perché dicono, ma stai bene? Ma dove sei stata? Dove? Adesso hanno capito che vado via per un certo periodo. E sono... È un quartiere molto caloroso da quel punto di vista. Poi io sono arrivata lì 2 anni fa e mi si vedeva perché ero la cosa bianca che camminava per strada. Insomma, ero io, no? Cioè, avevo le 2 borse. Uno, mi ricordo un giorno stavo andando al lavoro da cima di una di queste scale. Io stavo camminando non nel mio isolato, dove tutti mi conoscevano, ma quello successivo, e mi sento chiamare, yo, teach. Io mi sono girata e ho detto, come hai fatto? E lui mi fa, the bags. Cioè, questi avevano capito che per loro sono la maestra. Non ho raccontato poi più di tanto. Però adesso mi conoscono anche l'isolato successivo, insomma. Quindi sembra un po' di stare in un paese. Poi non è stato facile. I miei amici qui lo sanno, ho sofferto anche parecchio di solitudine perché... Appunto, essere l'elemento esotico a volte però è anche un po' ha degli aspetti meno positivi. Gli amici erano molto più distanti. Ora è cambiato tutto, sta cambiando tutto molto rapidamente, perciò da una parte un po' mi spiace non essere più the whitey, però
insomma, è un po' più vario ora, un po' più c'è un po' più di varietà, che è quello che a me piace. E il fatto dell'isolamento non era soltanto per questione, perché ero l'unica bianca del quartiere, ma perché è comunque un quartiere ancora molto working class, e quindi insomma, i disagi di certe zone di Brooklyn lì ancora si sentono parecchio. È vero che la città sta cambiando rapidamente, lo sappiamo tutti, però ci sono delle zone ancora, delle fasce della città che hanno uno sviluppo in questo senso più lento. Ocean Hill è una di queste. Ma ormai mi sono affezionata. Ma comunque inizialmente era una scelta per cercare un certo livello di isolamento, anche per sentirti sradicata? No, è stata una scelta economica, assolutamente economica, perché all'università io ho diviso casa come tutti gli studenti fanno. Ho provato a farlo anche qui appena arrivata nel 99, e avevo passato il tempo per dividere casa con qualcuno che non avessi perlomeno scelto, ecco. E quindi delle due cose l'una: o stare in zone più vicine e condividere l'appartamento con magari qualcuno che non conoscevo, o vivere il mio spazio. Io vivo moltissimo la casa, perché scrivo moltissimo da casa, nel silenzio. E quindi o trovare un posto che fosse per me abbordabile, che io potessi permettermi, però lontano. E c'è stata una coincidenza, perché in quel momento un'amica lasciava una casa e ci sono entrata io. Questo è uno dei sacrifici che hai fatto per poter realizzarti come scrittrice a tempo pieno. Altri sacrifici? non lo so. Non lo so cosa. Io credo che la prima scelta che ho fatto, beh sì, forse la scelta però non so se sia veramente un sacrificio. Stavo per dire la scelta di carriera, nel senso che una volta che mi sono laureata, il mio professore, grandissimo professore, insiste molto perché voleva che io continuassi a studiare. E io lì so di avere fatto un ragionamento, so di essermi detta: o continuo a studiare, divento una, cioè, e faccio dello studio la mia carriera, o prendo finalmente sul serio la scrittura, faccio altri lavori che mi permettano di scrivere, possibilmente lavori che mi piacciono, però metto la scrittura al centro. Ora, so di avere fatto questo ragionamento, non so se a quel tempo avessi davvero la consapevolezza del lavoro, del mestiere o di quello che è, insomma, che faccio. Non so se fosse veramente così, quindi non so se sia stato un atto di consapevolezza e di coraggio. Questo non posso dirlo, sarebbe molto bello dirlo, ma non credo. Forse è stato un istinto, sapevo che avrei voluto fare quello e sapevo che comunque non era ancora tempo per me di fermarmi in nessun posto, quindi le cose si sono un po' seguite. L'aspetto, il dettaglio, l'elemento che mi è stato chiaro da subito era che avevo bisogno di tempo, perché ho bisogno di tempo per leggere, per studiare, per crescere, per lavorare bene, per scrivere naturalmente, cioè, tutto questo, sto parlando di scrittura, e quindi per permettersi il tempo ci sono delle cose che uno sacrifica. Ma mi pare di capire che però tu non abbia mai visto molte alternative alla scrittura, perché nei ringraziamenti del libro tu scrivi: grazie infine alla scrittura, che di tutto questo vivere si nutre e lo riordina e mi salva la pelle. Sì, credo che se non avessi la scrittura farei molto più casino di quanto non faccia. Siamo tra amici, molto sì, sarei più disordinata. E poi ad un certo punto diventi la stessa cosa con quello che fai in un certo modo. E molto spesso si parla di come una persona, qui c'è un musicista che guardo, che voglio molto bene, lo sa, e quello che si è quando si frequenta un'arte è quello che si fa, le due cose sono la stessa. Quindi quando conosco una persona vivo il rapporto, la conoscenza attraverso il filtro della scrittura, che nulla toglie all'intensità del rapporto, ma
è così quando immagino che per Roberto sia lo stesso, insomma, l'avvicinarsi alla vita e immaginarla già in musica, conoscere una persona, incuriosirsi e pensare che magari si possono rubare delle cose e trasferirle in una storia. Mi viene in mente Hemingway, grandissimo maestro Hemingway, che ha rischiato le botte parecchie volte perché lui rubava, tutti noi lo facciamo, rubiamo di qui e di là, poi si cambiano i nomi, ma è così che si fa se scrivi, ora io rientro nel mio, se scrivi, e non credo che saprei vivere in altro modo. Non saprei vivere in altro modo, e molto spesso la scrittura per me, il pensiero anche solo della scrittura, è stato una consolazione. Poi non è terapia e non voglio liberarmi di fantasmi, però uno vive e analizza e rivive, io vivo, analizzo e rivivo quello che mi succede solo così profondamente, solo scrivendo. Ti devo dire che da giornalista mi fa molta invidia una persona che sa scrivere romanzi, perché da giornalista siamo abituati a scrivere in fretta, il progetto dura poco. L'idea che tu possa rimanere per degli anni sullo stesso progetto è una cosa che non riesco neanche a immaginarmi da che parte incominciare. È un grande privilegio, penso. Credo di sì, credo che... Poi io che non sono una scrittrice mainstream, perciò non ho delle scadenze, non ho degli obblighi di contratto. Adesso ve la vendo che essere sfigati è una gran cosa, però attenzione quanto sembra. Non avendo obblighi e quindi non dovendo produrre un libro ogni tot mesi, io ho la libertà di scegliermi il tempo e di metterci tutto, davvero tutto il tempo che voglio. E se fossi una scrittrice di numeri, non lo so perché non lo sono, però mi si dice che chi vive di scrittura invece ha delle scadenze, degli obblighi un po' più severi, insomma, deve rispettare delle... Io non sono mai stata così, quindi non lo so, poi magari mi piacerebbe un sacco e fine del discorso. Sta di fatto che se io voglio scrivere, chiudermi in casa, scrivermi per 6 ore di seguito, se mi riesce, perché è molto raro che mi riesca, ma e farlo per i 10 anni successivi al momento in cui inizio un libro, posso farlo. E credo che la sensazione che si ha entrando in una storia e scrivendo, lo dicono tutti gli scrittori, ti dà un piacere talmente intenso che poche esperienze sono così. Perciò l'idea di concedersi questo universo parallelo o quest'altro spazio che a volte diventa anche più consistente e più, più di senso, a volte, però molto più concreto, soprattutto quando sei nel vivo di una storia, diventa molto più presente quello della vita reale. Quando è così, l'idea di poterlo fare sempre, e basta davvero prendere un computer, una penna, insomma, e non hai bisogno d'altro, credo che davvero sia una grandissima fortuna, soltanto anche solo per il fatto di avere una passione, per esempio. Tu che disciplina ti dai per lo scrivere? Se sto scrivendo una storia, io scrivo molto meglio la mattina rispetto alla sera, e quindi mi sveglio molto presto, alle 6 o quando mi sveglio, comunque sono montagnara da questo punto di vista, e scrivo tutta la mattina, poi mi fermo per mangiare, se ho ancora voglia mi continuo al pomeriggio, se sono in fase di revisione è un continuo, dalla mattina alla sera, ore. Se sto invece scrivendo e quindi nella fase creativa, cerco sempre di fermarmi prima di esaurire tutto, perché sennò il giorno dopo è difficile, perché ti sei stancato molto e hai esaurito le idee. Perciò arrivare al giorno successivo e non sapere come andare avanti a me ferma, blocca. Poi ci sono degli scrittori che si danno un tot di pagine al giorno, per esempio. Tantissimi lo fanno, io non sono in grado di farlo. Al rientro dalle vacanze di questo Thanksgiving, una mia studentessa che sapeva che avrei passato il Thanksgiving a scrivere, mi ha detto: allora sei poi riuscita a scrivere in queste vacanze 4 giorni? Io ho detto: sì, guarda, sono contentissima, ho scritto un sacco. E lei mi fa: ah, quanto hai scritto? 3 pagine.
E mi fa, ma due o tre pagine? Detto, è tantissimo! Ero proprio, perché era tanto che non scrivevo, tra l'altro. Uno di questi blocchi che esistono e sono tremendissimi. E quindi quando ho ripreso a scrivere, la disciplina è un piacere. Se invece non so cosa fare, sto lì, provo un po', però poi mi innervosisco e non riesco a fare nulla. Non sono di quelli che scrivono un pochino ogni giorno, perché mi si spunta la penna, ma io non riesco a tenere la mano in allenamento, per me non funziona. Quello che scrivo è da buttare di solito, se faccio così. E poi comunque uno scrittore scrive sempre, anche se non poggia la penna, se in continua fase, se in continuo registrazione, elaborazione. Nadine Gordimer, così ho sentito in una sua intervista, prima si crea tutto il libro dentro, dalla prima frase all'ultima, e poi lo trascrive. Quindi lo conosce quasi a memoria prima di portarlo sulla carta. Io così no, ho bisogno di costruire pezzo a pezzo, però se mi metto alla pagina e non so cosa fare, non faccio niente. Magari prima di entrare nel vivo del libro, se c'è qualche domanda per Chiara. Tornando indietro all'esperienza del rapporto con gli editori, quindi partendo dall'episodio Marsilio De Michelis e quella frase c'è del talento, oggi, poi ci sono stati altri editori ovviamente, oggi un editore italiano che cosa cerca in una scrittrice italiana? Credo dipenda dall'editore e dalla scrittrice. Il mio da me... Dunque, io in casa editrice, questa casa editrice PM, sono stata accolta da una parte con grandissimo entusiasmo, che era la mia editor, dall'altra con un po' di cautela, che era il direttore editoriale, immagino si chiami, perché arrivavo da due pubblicazioni, da un romanzo e da una raccolta di racconti, che avevano ricevuto dei premi e delle buone recensioni, ma non avevano venduto. 7 anni di silenzio, il famoso silenzio, che in realtà non era silenzio, erano rifiuti. Io ho scritto in quegli anni e tutto quello che ho scritto è stato rifiutato. Per cui sono arrivata, grazie al mio agente che nel frattempo ho trovato, a PM come una scrittrice definita da rilanciare. Avevo pubblicato solo 2 libri ed ero già da rilanciare. Quindi... il direttore editoriale PM ha dato retta all'editor, hanno pubblicato il libro, che è andato relativamente bene. Io mi muovo nei piccoli numeri, non mi muovo nell'onda, non sposto vendite, cioè, insomma, da me si chiede una buona storia. Però evidentemente si chiedeva davvero poco, perché non solo mi ripubblicano, perché appunto la cautela di questo direttore editoriale si tradusse nel... benissimo l'entusiasmo dell'editor, ma se tu non vendi un certo numero di copie, con noi hai chiuso. Un po' più gentilmente detta, un po' più gentilmente di così, ma questo era il succo. Evidentemente devo aver passato quella soglia, immagino piuttosto bassa comunque, di copie, per cui non solo pubblicherò di nuovo, ma la pubblicazione del prossimo è stata anticipata a febbraio e il libro sarà rilegato. Quindi io credo che da me, visto che non ho cambiato tipo di storie, credo che da me il mio editore chieda una storia che parli alle persone, che sia qualcosa che le persone possono capire, in cui si possono ritrovare, rispecchiarsi. Perché poi c'è il resto. La mia casa editrice è quella che pubblica Le avventure di Geronimo Stilton, che forse voi non conoscete, ma è un topolino dei fumetti. Ecco, il caro Geronimo Stilton, e Dio lo preservi, fa i soldi che permettono a quelli come me poi di essere pubblicati. Quindi ho trovato in PM delle persone che mi leggono e capiscono e amano quello che scrivo. Poi, al di fuori del mio recinto e della mia esperienza, credo che ci si muova su vari livelli. Ci sono gli editori che hanno bisogno di
Feltrinelli forse un tempo, ora non lo so più, che aveva le librerie, quindi aveva bisogno di entrate differenti, Mondadori è un gigante, PM fa parte di Mondadori, ci sono gli editori più piccoli che invece cercano la qualità. Non saprei generalizzare, poi io non sono capace di certe visioni. Posso rispondere per quello che riguarda la mia esperienza, quindi se continuerà PM a chiedermi storie scritte più o meno bene, o perlomeno bene ai loro occhi, e storie che a loro convincono, credo che io continuerò a pubblicare con loro. Una domanda che fa seguito a quella di Federico Rampini, riguardo al rapporto con il tuo primo editore, che è stato non solo un publisher ma anche un editor, nel senso che ti diceva questo non va bene, questo sì c'è del talento ma non è pubblicabile. E fa seguito anche alla tua terza incarnazione, dopo scrittrice, insegnante e insegnante di scrittura, che è l'eterna domanda se sia possibile insegnare a qualcuno a scrivere. Tu hai trovato il tuo primo editore che ti ha fatto anche da maestro di scrittura in qualche modo, dicendoti sì, questo non va bene, portami qualcos'altro, adesso basta scrivere, concentrati su questo. Come sappiamo, negli Stati Uniti esiste una grande tradizione di insegnare la scrittura creativa, tutte le università hanno dipartimenti più o meno grandi, più o meno importanti dove questo si insegna. In Italia ad esempio questo nell'università assolutamente non c'è, ma stanno ormai da un decennio o due, ci sono scuole di scrittura creativa private, diciamo, da quella di Baricco ad altre in giro per l'Italia. Si può insegnare a qualcuno a scrivere anche in base alla tua esperienza radiofonica di bacchettatrice? Di bacchettatrice, tolgo le illusioni a tutti definitivamente. No, dunque io non credo che si possa insegnare il talento, credo che si possano fornire gli strumenti. Così come quando vai a un corso di pittura che ti insegnano a tenere il pennello, a diluire il colore, a stenderlo, è meno intuitivo per noi pensare che si possa fare anche con la scrittura, perché tutti siamo in grado di tenere una penna in mano, ma di lì a saper mettere insieme una fila di parole che abbiano la struttura di una storia, bisogna impararlo, bisogna imparare a farlo. Noi della mia generazione indietro l'abbiamo fatto leggendo o avendo, chi è stato fortunato, dei professori che ci hanno spiegato, che ci hanno letto i libri e ci hanno spiegato come erano costruiti, per cui potessimo imparare a farlo anche noi. Si può insegnare questo, si può presentare un testo e leggerlo insieme agli studenti, si può far capire come scrivere un dialogo e che cosa funziona e cosa no, cosa è convincente di un personaggio e cosa non lo è, il punto di vista, insomma. Si può fornire lo strumento, se poi non c'è il talento è imprendibile, il talento non si trasferisce in nessun modo, quindi quello no. Si può comunque scrivere e diventare anche venditori, scriventi di successo, la polemica che c'è in me, anche senza essere artisti o scrittori di talento, insomma. Per collegarmi alla domanda di Stefano Albertini, domanda che forse vorresti che io faccia ai tuoi lettori, non a te, invece la faccio a te. Che cos'è il tuo talento come scrittrice? Mi è stato detto, quindi posso... No, il talento, la qualità del mio scrivere è che mi si dice che io sono una scrittrice di sentimenti, per cui non romanzi rosa, non storie d'amore necessariamente, ma sentimenti, relazioni tra le persone. La mia editor, che si chiama Francesca Lang e che è una donna pazzesca, mi dice che scrivo delle storie che toccano le persone, che vanno dentro a scavare, dentro ai sentimenti, ai pensieri, alle emozioni, senza diventare cose stucchevoli, insomma, ma che lo fanno con una certa brutalità e con una certa violenza. Un'altra persona che parla di questo è Cristina De Stefano, che dice che è una giornalista e una scout, che dice che vado dentro al cuore delle cose con violenza. Ecco, forse questa è la mia cifra, poi non so se sia il mio talento, è l'unica cosa che so fare in realtà. Non sono una scrittrice di gialli, non sono una di quelli che guarda, che forse è un atteggiamento
Ma no, stavo per dire che è un atteggiamento un po' più maschile, ma non è vero perché la Diana c'è che lo fa benissimo. Però non sono una che guarda la storia e riesce a trasferire la storia con l'S maiuscola sulla pagina. Lo faccio magari con le storie e parlando poi di cose che accadono nella realtà, come nel caso del primo romanzo in cui parlavo di mercato nero di bambini tra gli Stati Uniti e l'Europa dell'Est, e mi sono basata su dati ufficiali che ho cercato per un sacco di anni. Quest'ultimo romanzo parla di coma e di quindi entra dentro un ospedale, e in questo senso forse parlo di cose che riguardano le persone e la storia intorno a me. Non sono, spero di non diventare, di non essere mai stata lo scrittore che si guarda l'ombelico e parla solo di quello, perché allora ho sempre detto scriviti il tuo diario, lo fai rilegare per la famiglia a Natale, però non rompi a nessuno, insomma. Altre domande? Allora, parliamo un attimo di questo romanzo, L'amore involontario. Non so se si può dire trama, ma comunque il punto focale è un rapporto tra fratello e sorella, una sorella in coma a New York, un difficile rapporto con il fratello da anni, e in ospedale c'è una sorta di stranissimo riavvicinamento, dico stranissimo perché lei è in coma, lei non può comunicare, eppure è come se fosse un dialogo. Sì, ci sono delle parti in cui lei parla, diciamo, lo fa attraverso le pagine del romanzo che ha scritto, per cui riporto delle parti del romanzo che è stato poi la causa della rottura definitiva tra questo fratello e sorella, che già non andavano più d'accordo, insomma, già avevano delle grossissime difficoltà di rapporto. Poi lei ad un certo punto pubblica questo romanzo che vince anche un premio importantissimo, nel quale espone la tragedia successa al fratello, la tragedia familiare accaduta al fratello. Lui si arrabbia tantissimo perché si sente denudato di fronte a tutti e le toglie il saluto. Da quel momento non le parla più, e questo accade 3 anni prima dei fatti, insomma. E lei poi un giorno a una presentazione del suo romanzo ha un incidente, viene investita da un taxi, finisce in coma, lui l'ultimo parente rimasto in vita, per cui viene chiamato e deve assisterla, deve stare al suo capezzale. Lei è in coma, quindi non, come tu dici, non gli parla, però ogni tanto io riporto questi brani del romanzo, famoso, incriminato romanzo che lei ha scritto, e che lui finalmente, dopo un po', finalmente avvicina e inizia a leggere. Vuoi magari leggerci un brano del tuo romanzo? Sì, volentieri. Ed è proprio uno di questi, di queste parti in cui è lei a parlare. Il romanzo è scritto in terza persona, però queste parti in cui lei parla sono scritte tutte in prima, perché è lei che si rivolge a lui, che gli parla direttamente. Da piccoli andavamo in campagna, in mezzo ai noccioli, alla polvere della piazza, nel campo di calcio dietro la chiesa. Avevamo 2 amici, fratello e sorella come noi, che ci aspettavano ogni mattina nella loro casa dietro il cancello. Ci accoglievano in pigiama al tavolo della cucina con i loro cani, che gli si agitavano tra le gambe e mi spaventavano. Loro a fare colazione con la focaccia fresca e la ragazza che gli scaldava il caffè latte. Noi 2 già vestiti, il sapore della torta povera di nonna tra i denti. Senza saperlo, un po' in soggezione a contatto di quell'aria che non decifravamo ancora, ma che sentivamo già diversa dalla nostra. Reazioni ovvie, quelle di fronte alla ricchezza, per chi ricco non è. E affascinati guardavamo silenziosi i gesti della ragazza con cui loro scambiavano oscenità ridendo, e io mi scandalizzavo perché non capivo la necessità di essere così volgari per niente. Tu eri a tuo agio, avevi già cominciato a mescolarti al mondo.
I nonni ci chiamavano per cena e noi riemergevamo dalle profondità dei giochi, dalle pantomime che mettevamo in atto, dai racconti del loro nonno notaio che, immerso nell'odore speziato di pipa e colonia, si chiudeva con noi in tavernetta e ci ordinava di serrare gli occhi mentre raccontava storie che ho dimenticato. Te le ricordi tu? Io avevo sempre paura. Guardo le mie mani adesso e mi chiedo dove abbiano preso la forza di preparare le valigie la prima volta. Ti ricordi com'ero timida? Avevo il terrore di rimanere sola nelle stanze di Elena e Lorenzo, paura che qualcuno chiudesse la porta e mi dimenticasse lì. Ero sempre vigile, mi agitavo nelle penitenze e non proponevo mai giochi nuovi, tranne quando correvamo. Dove non c'era bisogno, ero un'altra. Io, che poi ho fatto la scrittrice. Sono diventata spericolata in poco tempo e veloce, la più veloce di tutte le ragazzine che ogni tanto, smorfiose, venivano a curiosare tra noi. Ho battuto anche te qualche volta, quasi sempre Lorenzo, che era grasso, sempre Elena, che aveva il fascino molle dei benestanti e nessuna urgenza nel sangue. Ma non si poteva giocare all'infinito in quel modo perfetto, stando insieme senza parlarsi. Così, quando ai nostri giochi si aggiungevano i bambini del paese, io mi arrabbiavo, a volte tornavo a casa offesa. Ho maturato presto una fretta prepotente di crescere, smettere con tutto quel malessere. Credevo che gli adulti faticassero meno, così sicuri di chi erano. Perché quando usavo il corpo per schizzare sull'asfalto in una gara di velocità, arrampicarmi sugli alberi, superare i muretti della segheria vicino a casa, non era per destrezza, no, era per furore. Contro di voi, sempre così a vostro agio, contro di me, costantemente sul ciglio di un burrone. Ma perché? E poi perché tu e io non abbiamo mai parlato? Perché non ci siamo tenuti la mano sempre, anche quando la mia furia ha cominciato a trovare strumenti per esprimersi e la tua tenerezza a spellarsi e marcire? Qual è stato il momento in cui abbiamo smesso di affidarci l'uno all'altra? Te lo ricordi tu, fratello mio? 275 pagine. E hai scelto questo brano in particolare. Che cosa? Spiegaci che cosa ti. Che cos'è il significato per te di queste particolari pagine? Perché rappresenta un po' il senso della storia. Perché è lei che si rivolge a lui e gli chiede e lo disturba e gli chiede di ricordarsi di loro due quando erano bambini, quindi lo obbliga a tornare là dove lui non vuole tornare e lo fa con un ricordo di loro due bambini quando tutto era ancora da fare, quando tutto era ancora da giocare, quando lui ancora non si sentiva quello incompreso, quello giudicato, quello sfigato, quando ancora erano così uniti che scrivo nel romanzo ad un certo punto erano come due animali nello stesso recinto. E poi perché è un ricordo di me, di mio fratello, questo di noi due che andavamo a giocare con i vicini di casa che erano questo fratello e questa sorella che avevano i cani che giocavano tra le gambe, che li disturbavano mentre mangiavano la focaccia eccetera eccetera ed erano i nostri giochi e c'era il loro nonno che aveva questi odori e ci raccoglieva nella tavernetta e ci raccontava le storie, ci diceva chiudete gli occhi, si arrabbiava molto quando li aprivamo. E quindi c'è questa mescolanza un po' di quello del senso di questo romanzo e della parte forse un po' più personale che è reale. Puoi magari spiegare queste due parole molto intense del titolo, amore e involontario? L'amore non lo posso spiegare, da qualsiasi parte lo prendiamo. È il sentimento che unisce i due fratelli. Involontario perché quando all'inizio, appena uscito il libro, mi si chiedeva perché è involontario, io rispondevo sempre che ci sono degli amori che si scelgono e altri no. In realtà poi nei mesi trascorsi da che ho pubblicato il romanzo e quindi a furia di rispondere a questa domanda mi sono resa conto che nessun amore è volontario, che ho detto una cretinata che dovrei fare andare lì e sbianchettare perché non è assolutamente possibile.
Il titolo non l'ho scelto io. Il titolo era, forse Stefano te lo ricordi, quando abbiamo fatto la presentazione dello Zerilli Marimò, era in inglese ed era You Are My Sister, che è il titolo del romanzo che la protagonista scrive per il fratello e il titolo della canzone che viene riportata di Anthony and the Johnsons, che è una bellissima canzone, il cui testo è questo libro, cioè questo libro si è, ha trovato conferma in quel testo, ed è poi il succo della storia, come il video che abbiamo scelto per questa sera. Il senso è la speranza di questa donna che il fratello torni da lei, la riconosca e le dica tu sei mia sorella. Questo titolo io trovo che sia perfetto per la storia, e lo dico perché non l'ho scelto io, quindi posso esagerare. Avevo un po' il timore di questa parola di amore nel titolo, perché mi sembrava un po' sdolcinato, però con questa scelta d'aggettivo, e poi comunque è una storia d'amore questa, è la storia d'amore tra questi due fratelli, quindi penso che ben rappresenti quello che succede tra queste pagine. Posto che credo che possiamo tutti constatare di persona che tu non sei in coma. Ciò detto, aspetti autobiografici del libro? Allora, a questa domanda io rispondo sempre tutto e niente. E poi ho letto, non mi ricordo quale scrittore, magari qualcuno di voi lo sa, diceva che a seconda delle interviste cambiava le risposte. Cioè una volta dice una cosa, una volta dice un'altra. Allora ho pensato, una volta dico niente e una volta dico tutto. Però appunto non sono in coma, sono viva e vegeta. E però invece ci sono naturalmente delle cose autobiografiche che riguardano la mia storia, la storia mia e di mio fratello. Ma quello che davvero mi interessa è l'aspetto, è il punto di vista che è quello di Philip Roth, che dice l'aspetto autobiografico, l'elemento autobiografico da cercare dentro i romanzi non è l'accuratezza anagrafica di quello che è accaduto, ma è la visione che lo scrittore offre del mondo, come sistema l'arredo, come fa muovere i personaggi, che cosa sceglie di raccontare. Quello è, secondo me, l'elemento interessante rispetto alla biografia poi dello scrittore che scrive una storia. Perché scegli quella storia lì? Perché questi personaggi sono così? Questo a me piace. E così io cerco di conoscere gli scrittori che mi piacciono e che mi appassionano. Poi penso sia normale e naturale incuriosirsi alla storia vera, alla biografia dello scrittore, ma molto spesso quello che si scopre è deludente, quindi non so davvero alla fine quanto sia utile dire cosa è vero e che cosa non lo è, a parte il fatto che io sono in grande forma, quindi non sono in coma. Ho saputo solamente questa sera, prima di incominciare questo incontro con Chiara, che suo fratello ha letto il libro solamente 6 mesi dopo l'uscita del libro. Perché ha impiegato così tanto? C'è stata qualche reazione particolare? Mi pare sia stata qualche resistenza. Sì, c'è stata qualche resistenza, anche perché questo libro è dedicato a lui e ai suoi due figli, che sono i miei nipotini, e ovviamente ci sono cose che lui avrebbe riconosciuto come nostre, e ci sono molte parti che lui sente come molto personali e che avrebbe sentito come molto personali. Lo sapeva, perché io l'avevo portato fuori 2 estati fa e gli avevo raccontato di questo libro che sarebbe stato pubblicato, e gli ho raccontato che cosa ci sarebbe stato in questo libro, e lui ha sbagliato, secondo me, a non leggerlo subito, perché si sarebbe reso conto che non è tutta poi questa cosa, insomma, che poteva anche leggerlo subito. Ma nel frattempo l'hanno letto tutti quelli intorno a lui,
la famiglia aveva letto il libro e ogni 5 minuti gli andavano sul collo a soffiargli e dire: beh, l'hai letto questo libro? C'è tua sorella che aspetta, tua sorella che aspetta. E lui, giustamente secondo me, ha deciso di: finché mi rompete, non lo leggo. Questo è quello che racconta e a me va bene così. E credo che avesse paura. Che avesse paura di trovare delle cose spiacevoli o che l'avrebbero fatto stare male. Poi non ha trovato nulla di tutto questo ha reagito anche in un modo molto carino, molto morbido. Mi ha detto: guarda, devo proprio dirlo, sei una scrittrice, ho 42 anni. Cioè, arriva adesso. Mio fratello era il mio primo lettore fino ai 13-14, poi mi menava, me ne diceva talmente orribili. Poi lui ha fatto il classico e il linguistico, perciò lui era quello che sapeva e io ero l'ignorante della famiglia. Mi ha bastonata sempre tantissimo su tutto quello che ha scritto. Infatti poi con questo libro, che mi ha detto: sei una scrittrice, mi ha detto: sì, perché a me gli altri tuoi libri non è che mi siano piaciuti, eh. Quindi direi che ne siamo usciti abbastanza bene. Via. Mi piacerebbe leggere un brano dal libro di Chiara. Mi è piaciuto tutto, quindi è sciocco identificare soltanto una pagina, ma per qualche motivo mi piace il fatto che non ti soffermi troppo su descrizioni di New York, e anche mi fa ritornare indietro. Ci sono dei riferimenti che mi fanno ritornare indietro agli anni Ottanta, quando si veniva a New York, e i riferimenti li vedremo subito. Il buio ha inglobato la neve in una chiazza sfumata appena più chiara, e il parco sembra un'immensa bolla addormentata, quasi come la neve di allora. Una nevicata formidabile quell'inverno, che aveva immobilizzato la città per giorni. Aeroporti chiusi, strade ghiacciate, scuole, negozi, uffici, tutto paralizzato. Sua madre aveva sperato che Nina non partisse. Nina è la protagonista. Ma il JFK aveva riaperto appena in tempo e, nonostante un'attesa di 5 ore, Nina era riuscita a salire sul volo per Reykjavik. 28 anni fa, in quel periodo. L'avevano accompagnata tutti, eppure lui, che faceva finta di niente, aveva sperato fino alla fine che cambiasse idea. «Quanti gradi ci sono in Islanda?» le aveva chiesto. Nina l'aveva guardato con orgoglio, come se il freddo fosse un'invenzione sua, e aveva esclamato: «Minimo meno 10». «Cazzo, e tu là stai andando?» Nina gli aveva stretto un braccio: «Devi venire a trovarmi. Quando disgela? In estate. In estate torni tu. Vediamo». Riccardo aveva capito che non sarebbe tornata. Si era arrabbiato anche per quello. Riccardo è il fratello. Riccardo aveva capito che non sarebbe tornata. Si era arrabbiato anche per quello. Il fatto che neppure a lui avesse detto la verità e che l'avesse lasciato indietro, come aveva lasciato indietro le ragioni per cui lui invece era diventato una macchina infallibile. «Sei scappata», le rinfacciavi quando la nostalgia si affilava. «Io almeno sono rimasto qui». Sono dovuti passare molti anni prima che Riccardo si chiedesse chi dei due avesse fatto meglio, ma era uno di quei pensieri sfiatati da chissà quale foro, su cui era bastato mettere un dito per dimenticarsene. Prova a ricordare la data esatta, ma non ci riesce. Era un paio di settimane prima di Natale, più o meno come adesso, sì. Nemmeno il Natale in famiglia aveva voluto fare. Riccardo non ha mai capito da dove le fosse arrivata la frenesia. Da piccola non era così. Gli stava sempre appiccicata al culo e non si voleva mai spostare dalla città al mare alla fine della scuola, dal mare alla città alla fine delle vacanze, dall'Italia agli Stati Uniti. E poi quella partenza. Quando l'aveva annunciata, non aveva dato retta a nessuno. È un brano che, ripeto, ci sono dei riferimenti, anche forse dei riferimenti personali, perché io mi sono trasferito negli Stati Uniti il giorno di Natale, quindi non l'ho passato in famiglia. Quindi quando ho letto quello, di colpo mi ha fatto ritornare indietro anche a queste prime sensazioni di New York. Una cosa che mi piace è che non, in nessun punto del tuo romanzo tu ti soffermi troppo a descrivere New York. New York è molto,
en passant, così, è lo sfondo del racconto. Magari vuoi metterla in prospettiva, New York e perché la storia funziona meglio ambientata a New York piuttosto che altrove? Non mi soffermo su New York perché è casa mia e quindi è la mia città. Non ho bisogno di... non è una guida turistica. Non mi piacciono molto i libri ambientati a New York, ambientati in questo modo un po' furbo a New York, perché magari speri di vendere di più. Io non posso proprio fare altrimenti. Per tanto tempo non sono riuscita a scrivere perché non c'era un posto oltre New York che io conoscessi così bene da ambientarci una storia. Non me li ricordavo più. Non conoscevo i nomi delle vie, non mi ricordavo il clima. Io non ho molta immaginazione alla fine, ho bisogno di cose reali per poterle descrivere. E quindi ad un certo punto mi sono arresa all'evidenza che New York è il posto dove ambientare le storie e non ci sono degli intenti, non c'è davvero alcuna intenzione. È l'unico posto che io conosco così bene da poter utilizzare nelle storie che scrivo. Poi non sono americana, quindi non posso scrivere una storia americana, non sono andata a scuola qui, non, la mia cultura è quella italiana, perciò nell'Amore involontario, nel prossimo che uscirà e anche in Angeli e Cani ci sono sempre i rimandi alla mia cultura, c'è sempre una parte della storia che è ambientata in Italia, perché io da lì vengo, forse quello è il territorio dell'identità, questo è il territorio geografico del presente, forse quello è il passato, l'alternativa di una vita così com'è veramente, e questo è il terreno su cui io mi muovo. Non, ripeto, non c'è un intento di separare linguaggi, è davvero una questione di conoscenza dei luoghi. E appunto non mi viene da rendere New York più interessante, a parte che New York parla da sé, non c'è alcun bisogno di renderla più interessante di quanto non sia, ma non scriverei più un romanzo se stessi lì a parlare tanto di... L'ho fatto un po', credo, in Angeli e Cani, però questo stare sulla città, ma ero appena arrivata, molto innamorata della città e avevo 24 anni, quindi insomma... 26, perché quando sono arrivata qua. Perciò forse si impara sempre e ho moltissima strada da fare ancora, però a 26 anni avevo forse un pochino meno di maneggiavo un pochino peggio forse il mestiere di quanto non faccia oggi, con tutta la strada ancora da fare, però certe ingenuità forse oggi non le faccio più. C'è quella citazione, quella frase che Hemingway disse, che ogni vero scrittore ha uno, pardon, shit detector, che gli fa capire quando scrive una cosa che non va scritta. Io ogni volta che scivolo in queste cose, in questi sbrodolamenti, soprattutto sulla città di New York, su quanto mi piace, quanto no, sento il drin interno e mi fermo immediatamente, cosa che da ragazzo non hai. Domande? Tu stai già lavorando sul prossimo romanzo? Su quello dopo ancora. Dopo ancora? Sì. Il prossimo esce a febbraio ed è completo, finito, arriveranno le bozze a giorni e sì, sto lavorando sul prossimo, una fatica immensa. Dici pochissimo su quello che sta per uscire a febbraio, perché altrimenti poi dopo non possiamo presentarlo nuovamente. Ho appena detto che non voglio l'amore, che non si definisce, è una storia d'amore, là, cosa? E via, paf! Ambientata? Cosa? Come sempre, un po' a New York e un po' in Italia. Tra l'altro, Stefano, è anche un po' per te questa cosa, perché ti ricordi che anni fa mi dicesti: ma insomma, perché non scrivi una bella storia d'amore? Tiè. Mi hai risposto. Ti ho risposto, con calma. D'altronde non faccio la giornalista, faccio la scrittrice, però è una storia d'amore. Però stai già lavorando anche a quello successivo. Sì,
che è nato faticoso e continua a essere faticoso, non so se lo finirò, non so, ho molte incertezze su questo. È tutta un'altra cosa, tutto un altro processo, forse fa parte del cambiamento che si attraversa nel proprio mestiere, non lo so, è molto molto più faticoso. Secondo te che cos'è l'elemento ricorrente dei tuoi romanzi? Che cos'è il filo conduttore della grande storia che vuoi raccontare? Io non saprei, non sono una critica di me stessa, di quello che è. Non sono capace di vedere le mie cose. Quindi se penso ai racconti, all'ispirazione di quei racconti che sono il secondo libro, a Angeli e Cani che è il primo, a tutti quelli che sono seguiti i tre romanzi che ho pubblicato nei 7 anni di silenzio, questo, il prossimo, non si somigliano forse perché appunto girano tutti intorno alle storie delle persone, però non c'è un tema, credo, o almeno io non lo so vedere se c'è un tema, e sono io che mi muovo un po' qua un po' là, e che o dalla mia storia personale o da quelle che sento prendo quello che mi interessa e lo elaboro, lo racconto per le ragioni più varie e poi vengo colpita da quello che decido poi di scrivere. Ultima domanda, anche se dico sempre così poi me ne vengono in mente altre, ma tu hai parlato del lungo periodo quando scrivevi, ma era un rifiuto dopo l'altro. Ma dove trovi l'energia, la forza, la dedizione di continuare a scrivere quando intanto ti respingono il tuo lavoro? Poco prima di trovare il mio agente, che è Stefano Tettamanti, che pure lui ha rifiutato quei libri, mi sono detta: non proporrò più niente a nessuno. Non scrivo per me, basta, non ci vado più da un editore a sentirmi rifiutare ancora e ancora ancora, poi per ragioni diverse, sempre diverse, non c'era un difetto che tutti riconoscevano, o il libro era troppo rosa, era troppo verde, era troppo blu, era troppo giallo, quindi era difficile anche capire come fare a lavorare, a cambiare. Poi la realtà era perché, proprio perché non c'era un difetto, i libri erano pieni di difetti e quindi non andavano bene. Ma lì per lì non è stato facile, non sono stati anni facili per nulla. Ma non ho mai pensato di smettere di scrivere, ho sicuramente pensato di smettere di proporre le cose che scrivevo. Di scrivere no, perché davvero, io non voglio suonare patetica o una che se la mena, però è un po' come mangiare e dormire, scrivere, se lo fai davvero perché ne hai bisogno. È un'esigenza fisica e divento, io che ho un carattere meraviglioso, divento insopportabile se non scrivo, quindi ne ho bisogno, perciò non è una cosa che io potrei smettere di fare. Proporre, appunto, proporsi, se mi dovessero chiedere di cambiare quello che faccio perché altrimenti non mi pubblicano più, beh, allora non pubblico più, ma non per una questione di snobismo, di civetteria o che, ma perché o scrivo come devo e allora se no non lo faccio. Penso che quello che tu hai appena descritto sia stato sicuramente uno degli elementi più decisivi di quando ho incontrato Chiara. Ho detto: io sono in presenza di una scrittrice, non avevo letto nulla, il libro non è ancora uscito, ma neanche la passione, è di più che la passione, questo bisogno di scrivere l'ho colto istantaneamente seduti davanti a quella tazza di caffè. Il caso vuole che eravamo in un coffee shop che si chiama Think, e quindi forse era anche indicativo, Think, e ci siamo trovati subito a pensare insieme. Io proporrei magari di concludere questo incontro con Chiara con la lettura di un altro brano, se ne vuoi scegliere un altro.
Naturalmente Chiara lo legge solamente perché vi vuole invogliare a comprare i libri che sono in vendita, il libro che è in vendita di sopra a $20, e dopo questa lettura sono sicuro che tutti correranno a comprarlo. Lo devo leggere bene allora. Quando eravamo ragazzi, papà ci ha portato a vedere la Basilica di Superga, te la ricordi? Avevamo fatto una gita a Torino, chissà poi perché, era brutta a quei tempi. Ci sono tornata dopo, in viaggio, bellissima. Ma allora era grigia, triste. A papà piaceva, ci aveva portati in centro a bere quella cosa buonissima con la panna e il cioccolato, poi su, fino a Superga, raccolti nei cappotti, mamma chiusa in macchina a leggere un libro. E ci aveva mostrato il muraglione dove si era schiantato l'aereo del Grande Torino nel 1949. Te lo ricordi? Ci disse che nell'incidente morirono tutti, giornalisti, allenatori ed equipaggio. Da un giorno all'altro un'intera squadra di giocatori, considerata tra le più forti al mondo in quegli anni, fu spazzata via. Ti fece un tale effetto quella storia che dopo rimanesti scosso per un bel po'. Papà ci parlò di Dino Ballarin, il terzo portiere della squadra. Dino aveva un fratello che giocava nel Toro, Aldo, più vecchio e più bravo di lui. Ricordo che papà ci disse che Aldo gli voleva così bene che lo pescò dalla squadra dei dilettanti e se lo trascinò dietro. Dino era consapevole dei propri limiti, ma pieno di buona volontà e ci teneva a fare bella figura. Arrivava agli allenamenti per primo e se ne andava per ultimo, aspettando con pazienza il suo turno di giocare in squadra, che arrivò nel maggio del 1949, quando il fratello convinse la società a portarlo a Lisbona al posto del portiere ufficiale. Morirono entrambi, insieme agli altri 16 giocatori. Ricordo la tragedia di Superga per questi due fratelli. Per essermi chiesta molte volte cosa debba avere pensato Aldo, il maggiore, nell'istante in cui intuì che l'aereo si sarebbe schiantato. Se guardò Dino, se gli disse qualcosa, se chissà gli chiese scusa. Magari poi Dino Ballarin l'ha ringraziato. In quel momento che va al di là dello spavento, quella frazione di tempo in cui il panico si sospende e lascia posto a un lampo di lucidità, lì dentro forse Ballarin ha restituito lo sguardo al suo fratello e gli ha fatto cenno di sì, va tutto bene, anche se è finita così, guarda che cosa bella che è stata. Allora grazie di avermi portato, di averci messo la faccia, aver garantito per me che non sono il giocatore che sei tu, col cuore che hai tu, coi polmoni tuoi, la tua generosità, la tua stoffa. Forse, dentro la comprensione della fine, si è preoccupato di rassicurare Aldo, costruire per lui uno sguardo calmo, stringergli una mano se erano vicini come mi sono sempre immaginata, e poi lasciare andare tutto, ogni resistenza, ogni interrogativo, aspettando solo l'urto, riuscendo magari a sperare che non faccia troppo male e che arrivi presto. Per un sacco di tempo mi sono chiesta perché papà ci avesse raccontato quella storia. Poi ho capito. Grazie Chiara, grazie veramente, perché è sempre di grande ispirazione parlare con te. Ormai grazie. Abbiamo iniziato un dialogo non soltanto questa sera, abbiamo iniziato parecchi mesi fa e lo continuiamo, e speriamo che il dialogo continui anche con tutti voi. Grazie mille.